Il primo speaker è il professor Paolini, Politecnico di Milano. Il lavoro che ci presenta è Multimedia Formats, Foreign Device, Foreign User, Foreign Connection, Foreign Situation. Grazie. Allora, qualcuno prima ha citato il discorso anche dovunque, per qualunque utente, non, diciamo in circostanze. Ci sono, abbiamo visto in questo convegno, due tipi di soluzioni multimediali, quelle che sono specifiche, cioè che funzionano in una certa installazione, vengono create magari per uno scopo specifico, e quelle invece che sono plurime, cioè seguono la tecnologia. Noi siamo nel secondo caso, cioè nella nostra esperienza al Politecnico di Milano cerchiamo di fare in modo che lo stesso contenuto viaggi lungo tutte le tecnologie e raggiunga l'utente in tutte le situazioni. Queste due slide iniziali le ho aggiunte dopo questi giorni del convegno, diciamo come background rispetto a quello che noi facciamo, rispetto anche a quello che si è detto nel convegno. La soluzione è che i dati scientifici, culturali, di per sé non sono cultura. Cioè io per anni ho visto, diciamo, gli esperimenti di catalogazione, sistemi informativi. Secondo me c'è una certa confusione, cioè i dati, anche di natura culturale, dati sono, non sono di per sé cultura. Nel momento in cui questi dati diventano in qualche modo un discorso, io sono d'accordo con l'impostazione di Paolo Rosso, anche altri hanno detto narrativo, cioè nel momento in cui c'è una narrazione, c'è un racconto, si dice qualcosa, quello è cultura. Allora, a me non piace nemmeno il concetto di divulgazione come livello inferiore, cioè io posso fare un discorso narrativo e tenerlo ad altissimo livello scientifico ed essere comprensibile. L'equazione direi più italica o sud-europea, ma forse italiana, è che se si capisce non è di alto livello scientifico, e se non si capisce è più scientifica. Io personalmente veramente non sono d'accordo. Io ho sentito premi Nobel che si capivano benissimo, e ho sentito altri di cui non si capiva nulla, e forse era meglio così, diciamo onestamente. Che vuol dire? Non butto via i dati scientifici, ma quando mi raccontate 300 dati del restauro, io capisco, va benissimo, quella è la base della ricerca. Faccio riferimento a alcune presentazioni fatte, però credo che chi ha raccolto quei dati ha la cultura alla fine per tirar fuori un discorso, una narrazione, qualcosa, e quello deve comunicare, cioè quello deve raccontare. Il fatto che lui basi il suo racconto su dei dati scientifici va benissimo, però i dati di per sé non sono un racconto. E quindi per me alla fine cultura e comunicazione coincidono, non la considero un'attività di secondo livello, ma nel momento in cui io riesco a comunicare a un pubblico qualcosa, questa è cultura. Allora, che questo, e io stamattina qualcuno l'ha detto, le istituzioni oggi museali dovrebbero essere soggetti che fanno cultura, non mantengono solo gli oggetti fisici. Questo in Italia, in situazioni come l'archeologia, credo che sia un problema grave. Credo che ci sia una forte confusione tra la mission di un museo archeologico è mantenere gli oggetti o fare la cultura sugli oggetti. Dopodiché che vadano anche mantenuti è un discorso, sono d'accordo ovviamente. Però qual è la mission di un parco archeologico? Mantenerlo in vita o comunicare la cultura del parco archeologico stesso? Io credo che sia la seconda. Prima di tutto lo dico come cittadino, prima ancora che come persona che lavora nel settore. Allora, altro discorso generale, pensando diciamo verso esempi. Se noi guardiamo l'editoria, abbiamo vari esempi di editoria. C'è il giornale che esce tutti i giorni, c'è il giornale che esce una volta alla settimana, ci sono i libri istantanei che si bruciano in un momento, cioè escono in quel momento, poi non valgono più nulla, poi ci sono i libri per specialisti che durano gli anni, ci sono le enciclopedie. Quando noi diciamo una produzione multimediale, a quale modello facciamo riferimento? Ora, questo ha una serie di implicazioni nel modello editoriale, che sono la validità nel tempo di quello che viene fatto, il costo e il tempo. Allora, ho visto, diciamo, profondi anche discorsi culturali, poi diventano multimediali. Però uno dei problemi che pongo è quanto tempo ci vuole per fare quel prodotto. Cioè un giornalista di quotidiano sa che ogni giorno deve scrivere qualcosa. Un giornalista settimanale deve scrivere una volta alla settimana. Uno specialista può lavorare a un libro, metterci 3 anni, 4 anni, 5 anni, quando ha finito. Lui lo fa in un'estate, però altri lo fanno in anni. Allora, un writer multimediale, quanto tempo si dà? Una settimana? Un mese, un anno o 10 anni? Se si dà 10 anni,
detto tra di noi, può anche smettere, perché nel frattempo la tecnologia è saltata e quindi non funziona più, diciamo, quello che lui sta facendo. Però la variabile tempo e costo deve far parte del processo editoriale, non è possibile che sia considerata una variabile che non conta, fa parte, uno deve dirsi, io comunque per fare questo lavoro ho una settimana, un mese, ho 10 giorni, 2 mesi, qualcosa. E quindi anche la cultura e l'abilità del writer, quanto tempo ci mette, e poi, diciamo, come vede il writer se stesso? È un artista? È un artigiano? È un allievo di bottega che magari non è vero che ogni volta inventa qualcosa, però ha un mestiere, sa fare gli angeli, tutti con una certa qualità, una certa coerenza, e gli vengono fuori sempre abbastanza buoni. Oppure è un artista che mette 6 mesi per concepire una cosa mai vista prima. Anche questo fa la differenza, quindi credo che in questi giorni abbiamo visti soggetti che interpretano il mestiere di multimedia writing in modo diverso, qualcuno più da artista, qualcuno più da artigiano, qualcuno più da bottega, cioè io lo devo fare più volte. Perché lo facevano più volte la bottega? Perché costava di meno e riuscivano a fare più angeli, cioè se ogni volta si mettevano a pensare da capo come lo faccio, ci avrebbero messo troppo, sarebbe costato troppo. Una domanda che ti avevo parlato prima, pensavo che fosse più un dibattito, diciamo questo è stato invece marginale in questi giorni, cioè c'è una contraddizione tra servire il visitor che va alla mostra o al museo, all'istituzione, e l'utente online, cioè sono, diciamo, che rapporto c'è tra le due categorie? Non è che una categoria uccide l'altra, cioè diciamo, perlomeno questa volta non l'ho sentito, però spesso si sente, il museo dice, ma io ho i miei visitatori del museo, non posso preoccuparmi di quelli che sono in internet, tipicamente non ho i soldi per fare il sito perché devo stampare i cataloghi. La domanda è, ma chi legge poi i cataloghi su carta? Ora, i dati mi dicono che in realtà quelli vengono sostanzialmente, non vengono letti, vengono comprati ma non vengono letti, cioè vengono messi il 95% dei cataloghi, questo me l'hanno detto direttori di museo, finiscono negli scaffali senza essere mai sfogliati, il 5% vengono sfogliati, gli altri vengono semplicemente, direttamente vanno dal bookshop al... Però spesso si sente dire, non ho i soldi per fare il sito internet, perché mi devo preoccupare dei visitatori? Ma allora, sono veramente categorie diverse queste? Oppure un'altra domanda è, ma le istituzioni si preoccupano veramente per i loro visitatori? Allora, in Italia direi che, questo forse è un po' troppo provinciale come discorso, cerchiamo di allargarlo, non so, Italia e altri paesi, però sto pensando all'Italia, io credo che chi si occupa della cultura, sovrintendenti, alcuni direttori, percepisce che l'utente internet non è un vero fruitore culturale, è un altro, un giovane, uno che ha l'iPad, cioè non conta, quello che conta sono altri. E credo che nella job description dei duratori, curatori, cioè nella loro mentalità non pensano che servire il pubblico online faccia parte del loro mestiere, cioè se gli domandi quali sono i tuoi compiti, io non credo che nessun direttore o sovrintendente italiano dica io devo parlare al mio pubblico online, perlomeno io non ho mai sentito nessuno, adesso non dico, forse è sbagliato dire non lo fa nessuno, ma io non mi ricordo mai nessuna persona del mondo culturale che abbia detto sì, io il pubblico online fa parte delle mie preoccupazioni. È un altro, cioè, tutt'al più prendo un ragazzino per dire perché non fai qualcosa su Facebook per noi, perché tanto io non ho tempo, perché devo fare qualcos'altro. Però la domanda a qualcuno, questo io l'ho già detto, è come si preoccupano i visitatori? Questo è il Museo del Novecento di Milano, questa è l'idea che il Museo del Novecento di Milano ha del visitatore che cerca di informarsi. Guardate, a che altezza hanno messo le etichette, non è una, sono tutte lì, tutte. Questo è un museo strombazzato, aperto 6 mesi fa. Chi ha fatto questa installazione si preoccupa del visitatore? Cioè lui mi dice che non riesce a fare le cose sul web perché si sta preoccupando del visitatore? Questo è il Museo del Novecento di Milano. E questo non è uno scherzo, vi assicuro che non era caduta per terra, in un caso è per terra, cioè non è che era caduta, è stata messa lì perché l'opera è grande, non riuscivano a mettercela, quindi l'etichetta è stata appoggiata per terra, quindi secondo loro che fa il visitatore? Va sulla tira su, si sdraia per terra, cioè cosa pensano? Qual è il loro modello del visitatore? Io ritengo gravissimo, perché mi rendo conto che questo non farà mai un sito internet per nessuno, perché non gliene importa assolutamente nulla probabilmente, c'è un'estetica, io conosco alcuni
diciamo, direttori o curatori di museo che dicono che in fondo l'etichetta è inutile perché il visitatore dovrebbe sapere lui quello che vede, perché qualcuno dice no, io non lo faccio perché sono, io mi preoccupo della gente che non ha bisogno di queste cose. Allora, noi lavoriamo invece sui format. Cos'è un format? È una soluzione, diciamo, standard e ripetibile. Se volete, l'analogia con l'arte, il format è la soluzione di uno che sta a bottega. Magari ci ha pensato per fare un modello, ma una volta che ha un modello cerca di ripeterlo più volte. Quindi è costituita da un modo di organizzare le informazioni, da un modo di fare la delivery, cioè di farlo arrivare all'utente, da un ambiente autore che mi serve per fare i contenuti, da strumenti informatici che mi servono a veicolare questi contenuti per l'utente e, non ultimo, una metodologia di produzione, perché uno dei problemi dei contenuti non è solo il singolo writer. Se parliamo di multimediale vuol dire qualcuno scrive i testi in italiano, qualcuno li rivede, qualcuno li mette in inglese, qualcuno trova le immagini, qualcuno scrive le didascalie, qualcuno sistema il tutto, quindi abbiamo una combinazione di elementi che in genere non è uno. Non credo che nei processi multimediali normali, noi nel nostro laboratorio Politecnico di Milano ci sono almeno 4-5 persone coinvolte ogni volta, quindi ci vuole anche una metodologia di produzione, un po' come un film, non posso pensare ogni volta, oddio adesso che facciamo, ci vuole in qualche modo un workflow che sia definito e ripetibile, non ogni volta inventato. Ripeto, parliamo di modello di bottega. Modello di bottega vuol dire anche riuscire a buttare fuori una mostra nel giro di 20 giorni solari con 10 giorni uomo, quindi vuol dire no. Chiaro che se ho 6 mesi posso non farlo, però se ho un mese per far uscire una mostra o ho un modello già preventivato in testa oppure non faccio in tempo. Allora, questo framework complessivo, Mille e una storia, allora Mille e una storia secondo me a questo punto è un nome giusto, noi l'abbiamo dato per altri motivi letterari, però in realtà rende l'idea, noi vogliamo fare Mille e una storia, se fosse per una storia il format non serve per farne una, per farne mille è diverso, per farne mille devo avere un modello ripetibile e riapplicabile. Abbiamo sviluppato a Politecnico di Milano, in cooperazione con il laboratorio anche a Lugano, è iniziato come un formato molto semplice, adesso vi farò vedere alcuni esempi, diciamo mano a mano si è complesso, è diventato più complesso, copre molte tecnologie, allora gli elementi caratterizzanti sono, copre molte tecnologie, diciamo tutte quelle decenti, oggi normali per consegnare, web, podcast, iPad, iPod, scaricabile, versione audio solo, telefono, multitouch table, cioè questo stesso format serve per tutte le tecnologie. La produzione è low cost e low budget, pochi soldi, la spesa viva maggiore è lo speakeraggio professionale che è inevitabile, cioè quello bisogna pagarlo per forza. Lo stile comunicativo è un narrativo, quindi essenzialmente audio supportato da immagini e non viceversa, per vari motivi, uno di quali è perché noi ci preoccupiamo anche degli utenti non vedenti, un altro motivo è un utente distratto che non guarda continuamente lo schermo mentre ascolta e capisce, se faccio il contrario non funziona. Poi se l'utente è nella galleria, nel museo, è nel palazzo ducale dove sia, credo che tutti i curatori vogliono che lui guardi l'oggetto vero e non lo schermo del calcolatore o dell'iPod o dell'iPad o quello che c'è. Per cui noi diciamo l'audio è lo strumento principale di comunicazione, le immagini supportano l'audio e non viceversa, salvo qualche eccezione che vi faccio vedere. Allora, noi con questo format che abbiamo fatto una cinquantina di narrazioni, noi al Tech Club, una cinquantina di narrazioni professionali, non tutte di cultura, diciamo una trentina sono di cultura, le altre sono marketing, aziendali, abbiamo fatto anche una in cinese e coreano, la pubblicità per un'azienda che produce spindole, che sono una cosa stranissima per fare cose elettriche. Diciamo, abbiamo vari argomenti, poi una cosa interessante per riguardo il formato narrativo, credo che non ho il tempo di farvelo vedere, gli esempi, abbiamo fatto produrre alle scuole, in corso di 5 anni, quasi 700 narrazioni multimediali, cioè loro, usando lo strumento leggermente adattato, ma è lo stesso strumento, producono 700 narrazioni, hanno prodotto negli anni 700 narrazioni multimediali, adesso c'è un concorso ogni anno che noi facciamo nelle scuole, e le scuole vanno, abbiamo iniziato dai licei, poi siamo andati alla media inferiore, poi siamo andati agli elementari, abbiamo anche le scuole di infanzia che partecipano, naturalmente il coinvolgimento degli allievi è diverso secondo la fascia d'età, sono bellissime, poi vi darò l'indirizzo del sito, guardatele perché la freschezza con cui i ragazzi raccontano anche la cultura, diciamo, è straordinaria.
Ho qui alcuni esempi, diciamo che sono datati nel, come vi faccio vedere gli esempi tenendo conto che i primi sono vecchi di 4-5 anni, quindi il format è ancora molto grezzo, poi vi faccio vedere gli ultimi che sono un pochino diversi, ma per darvi un'idea del taglio culturale, anche potete vedere l'evoluzione. Questa è stata fatta per il Ministero della Cultura in Siria, ed era solo alle... no, per me all'epoca era disponibile sia via web sia scaricabile. Vediamo allora quelle ricerche direttamente. Abbiamo un museo archeologico, sono tutte online. Diciamo, questo fa vedere il formato è molto diverso adesso, il formato recente. Queste sono 4 mostre che sono state a Lugano, e faccio vedere una mostra era in contemporanea. Avevamo 4 mostre. Allora, questo è formato come oggi, sostanzialmente abbiamo 2 tipi di narrazioni, una tematica e una più da catalogo. Questa è la narrazione tematica. Non prende l'audio, veramente. Non amplifica l'audio? Vi assicuro che c'è un audio, ma non esce. No, c'è l'audio, non c'è nell'amplificazione. L'audio è il calcolatore, butta fuori l'audio, ma non va. Ci dice il microfono, metteci quello col microfono sulla tua parlante. L'albumina, decorata a mano, nasce per essere un souvenir per i viaggiatori occidentali e quindi ritrae quell'immagine del Giappone che i viaggiatori stranieri vogliono vedere. Non è un Giappone reale. Questa si può guardare sull'iPod, sulla iPhone, la stessa cosa, funziona allo stesso modo, si può anche scaricare e va sull'iPod, quindi è esattamente la stessa narrazione, scaricabile e va sull'iPod. Nostalgico di quell'epoca storica, una rappresentazione esteticamente perfetta di un mondo ormai inesistente, ma confinato nella memoria e quindi ineffabile. Ora, che succede nella narrazione? Nel caso non venga. Se non viene interrotta, una narrazione continua. In questo caso, tutta la narrazione automatica sono circa 6-7 minuti. Però volendo si può, è interattiva, si può interrompere, si può saltare da un argomento all'altro. Quindi questo è il piano d'opera della narrazione. La fotografia all'albumina colorata a mano ha uno stile chiarissimo e distintivo, ma è quasi impossibile riconoscere. Però, diciamo, questo diciamo, racconto tematico è molto adatto quando, prima di andare alla mostra, voglio capire di che parla, oppure ho già visto la mostra, voglio rivedere di cosa parla. Il racconto catalogico, questo qui, invece è il classico catalogo multimediale. Qui, mentre i tempi che noi ci diamo per ogni frammento tematico intorno al minuto e 10, qui cerchiamo di stare in tempi molto più stretti, sui 30 secondi, e questa a tutti gli effetti è un catalogo. Nella versione scaricabile, nella versione scaricabile questo funziona anche da audioguida o da guida multimediale, perché lo posso ascoltare. Se voi non guardate lo schermo va bene lo stesso. Ci siamo persi l'audio pure adesso. L'edificio mostrato in questa immagine era probabilmente inteso per pagare. Abbiamo sbagliato questa immagine, non dovevamo dirlo. Che tanto piaceva ai viaggiatori. Esattamente, fatto l'esempio che non dovevamo fare. Ci è sfuggito, il writer ha sbagliato. Sono sempre i writer il problema, mica gli informatici. Allora, questa quindi, se avete un iPod,
se avete un dispositivo solo audio, è un catalogo audio. Se avete un dispositivo con immagini, è un catalogo per immagini. Se siete sul web, può servirvi ad approfondire, diciamo, le cose in cui si parla, però nel nostro formato, soprattutto nella versione anche iPad, funziona molto bene, funziona meno bene su altri device. I due tipi di racconti sono collegabili tra di loro. Per cui io, mentre guardo una narrazione tematica, mi vengono detti quali sono i lavori rilevanti. Quindi in ogni momento posso saltare da un tipo di racconto all'altro. Cioè interrompo la narrazione tematica, vedo, mi viene raccontato un lavoro. Quindi abbiamo narrazioni tematiche e narrazioni di catalogo e sono in qualche, tutte collegabili tra di loro. Poi in questo caso avevamo quattro mostre, per cui abbiamo fatto anche un altro mixage che ci ha creato poi dei problemi, che sono queste sono tutti i frammenti di narrazioni che derivano dalle quattro mostre e sono consultabili, erano tutte sul Giappone, sono consultabili come singoli frammenti. Poi attraverso delle parole chiave o con i nomi degli artisti si possono selezionare i frammenti che parlano di argomenti specifici. Quindi questa è molto adatta per un'interfaccia, per esempio, su una multi-touch table, su uno schermo interattivo. Sono sempre gli stessi contenuti che vengono riusati in modo diverso. Quindi questo è un ulteriore modo per usare i contenuti. Nell'ultima versione abbiamo un formato leggermente, diciamo un formato visivo leggermente diverso, che è questo. Diciamo, abbiamo messo a fuoco meglio il formato delle narrazioni. Questo, per esempio, è, diciamo, praticamente l'autobiografia di Murray, con un formato in cui ho maggior controllo sulla navigazione, ho il controllo su eventualmente i link se ci sono. Andiamo a vedere per esempio questo qui. E pensate, io qui ho un iPad, diciamo la stessa cosa si può vedere sull'iPad, basta collegarsi, cambiate l'iPad, funziona lo stesso sull'iPad. E qui abbiamo aggiunto questo, che in questo momento è sconnesso dalle narrazioni. Questo tour virtuale fisico con foto panoramiche. Dalla prossima mostra, quella che viene inaugurata oggi a Lugano, per cui tra 10 giorni è online, queste foto panoramiche sono linkate alle narrazioni, cioè cliccando sul quadro uno sente il racconto della narrazione di quel quadro, quindi è un'altra modalità di accesso. E se vado con l'iPad dentro, l'effetto è molto gradevole, perché io invece di avere il solito numerino, ho l'iPad, muovo la mia foto panoramica, trovo la foto che mi interessa, ci clicco sopra ed è il racconto. E il contenuto è sempre lo stesso, che viene riciclato in un ulteriore modo di fruizione. Quindi questo è il nostro tratto distintivo, cioè non fare contenuti per una singola modalità di fruizione, ma farne lo stesso per tante modalità di fruizione. Allora, i formati sono leggermente diversi, come avete visto, però il contenuto lo spostiamo da un formato all'altro. Perché facciamo vari formati? Perché cerchiamo di catturare le differenze tra gli utenti e soprattutto a noi interessa questo. Non ci interessa solo supportare la visita, ci interessa supportare il lettore prima della visita, durante la visita, dopo la visita o anche se non andrà mai a visitare la mostra. Un'unica produzione, andiamo su tutti i device e quindi in qualche modo facciamo vari servizi. Oggi vengono 2 minuti? 10. Addirittura 10 minuti. Stavo correndo. Ho visto in azione, dico Dio, mi ero preoccupato. Quindi quelle che oggi vengono considerate applicazioni diverse, per noi è sempre la stessa cosa. Bisogna fare in modo che sia un'unica produzione di contenuto che vada in giro. Non possiamo dire questa è un'installazione interattiva, quella è l'audioguida, quello è il sito web. Un'unica produzione di contenuto per tutto. E avendo noi una specie di content management system, esce una nuova tecnologia tra 5 anni, siamo pronti per trasferirla anche sulla nuova tecnologia. Non buttiamo via nulla.
Un'altra domanda che vi pongo, ma tutte le mostre del passato dove sono finite? Cioè oggi abbiamo una produzione multimediale di mostre che occupa risorse non banali e poi viene buttata via a sostanza. Dove sono i multimedia delle mostre di un anno fa, due anni fa, tre anni fa? Noi avremmo l'ambizione di salvarle tutte, adesso metteremo tutte le mostre che abbiamo fatto nel nuovo formato e abbiamo convinto un direttore del museo, abbiamo detto ma pensa che è bello se uno viene nel tuo museo e rivede su una multi-touch table la mostra che c'è stata 4 anni prima, 5 anni prima, oppure cioè riviverla ma in modo reale, con le foto panoramiche, col multimedia, non semplicemente leggendo c'è stata una mostra. Allora, noi abbiamo fatto diversi user study per vedere come reagivano. Per quanto riguarda, questa è una versione addirittura di 2 anni fa, abbiamo fatto un questionario online. Allora, l'82% l'aveva usato l'applicazione multimediale per più di 5 minuti, autodichiarazione del lettore, non l'abbiamo controllato noi. E di questi, il 26% l'aveva usato per più di 20 minuti, quindi un'enormità, quindi diciamo l'hanno usato. L'85%... in uno score da 1 a 5 ci ha dato 4 o 5, quindi la riteneva culturalmente di soddisfazione. Un'altra domanda che abbiamo fatto è: secondo te corrispondeva alla mostra? E lì è interessante, qualcuno ci ha detto, in media hanno detto più o meno sì, un 20% ci ha detto si capiva meglio della mostra, un 20% ci ha detto si capiva meno della mostra, quindi probabilmente siamo una mediana abbastanza interessante. Allora, sviluppi recenti quali sono? Supponiamo che noi abbiamo centinaia di racconti multimediali su Venezia. Che faccio? Faccio il catalogo. Allora, ultimamente stiamo lavorando su interfacce esplorative per... se ho centinaia di racconti, come li faccio vedere? Secondo noi si fanno vedere in questo modo. Questo è un prototipo, non del tutto è finito, sarà finito tra un mese, per cui ha ancora qualche problema tecnico. Però vi dà l'idea. Allora, qui abbiamo, questa è una mappa esplorativa, non è un motore di ricerca, è una mappa esplorativa. In questo caso abbiamo 697, qui non si vede il limite a sinistra, 697, queste sono esperienze didattiche, quelle che vedete. Abbiamo vari modi per vederlo, uno è quello geografico, uno, diciamo, questa è una variante geografica, questa è una variante invece che noi chiamiamo a mosaico. Allora, qui cosa abbiamo? Le caratteristiche rilevanti, in questo caso sono il tipo, sono esattamente policultura queste, sono esperienze didattiche di racconto. Abbiamo il tipo di scuola, l'anno in cui l'hanno fatta, il tipo di narrazione che hanno usato, se hanno partecipato alla competizione o no, che disciplina hanno usato, che parole hanno usato. Per esempio, posso dire mi interessano solo quelle che sono junior school, cioè la scuola media inferiore, posso cambiare il tipo di vista e dire voglio vedere dove si trovano, oppure voglio tutte le narrazioni che riguardano il sud dell'Italia. Naturalmente, essendo primary school, sono queste. Se invece tolgo il primary school, circa 16. Se faccio, ho anche il controllo, posso vedere a prima vista, per esempio, il tipo di formato che hanno usato. A me piace più la visione a mosaico, per cui in questo caso ho che... Quindi posso usare i colori per vedere vari tipi di fenomeno. Quello che è interessante è, a parte che c'è un meccanismo complicato, che lo dico per gli informatici, c'è una full boolean expression con AND OR exclusive OR, per cui diciamo si possono fare espressioni anche molto sofisticate di analisi. Quello che è interessante è il feedback che riesco a dare all'utente. Perché? Perché nel momento in cui io seleziono un periodo particolare, vedete come cambia la descrizione delle parole. Quindi se le parole fossero una caratterizzazione culturale di quello che si parla, nel momento in cui scelgo una zona di Venezia posso vedere come cambia la caratterizzazione culturale o come cambia la tipologia dei monumenti. Allora, noi crediamo che una mappa esplorativa di questo genere sia molto più, diciamo, serva ad invogliare il lettore ad interessarsi. Io credo che nel multimedia abbiamo visto due versioni, che il lettore è interessato a questo, glielo do e va bene. Io credo che sia più interessante il contrario, il lettore non sa cosa è interessato e lo scopo di una mappa come questa è renderlo interessante. Se io non so che esiste il Pordenone, non mi interessa il Pordenone, e quindi se uno mi domanda che vuoi sapere del Pordenone, la mia risposta è non lo so. Se tu mi fai qualcosa di esplorativo, di coinvolgente, allora attraverso le parole chiave, abbiamo uno studio
che stiamo mettendo in piedi con uno psicologo cognitivo, un docente della Bocconi, è se riusciamo a cambiare l'ontologia nella mente del lettore. Che vuol dire? Se il lettore non ha certe categorie culturali, a forza di suggerirgliele, gli faccio venire voglia di capire cos'è quella categoria culturale. O noi presupponiamo che lui conosca le categorie culturali. Quindi io non credo che dobbiamo abbatterci e dire non usiamo categorie culturali perché il lettore non le capisce. Però non possiamo nemmeno dire io parlo in questo modo, se lui non capisce è colpa sua. Attraverso interfacce esplorative possiamo aiutare il lettore a diventare più colto. Soprattutto pensiamo a un lettore straniero, un lettore australiano che non sa cos'è il barocco magari in Italia. Allora attraverso suggerendogli le parole come barocco posso... faglielo capire. Questo è un esempio, il primo che abbiamo fatto, molto più grezzo, per la mappa della cultura in Italia. I siti sono realistici, diciamo, i dati non tanto, però i luoghi sono realistici. Adesso siamo arrivati a 5 minuti famosi. E allora questa, per esempio, è la mappa dei luoghi dell'archeologia in Italia, ed è abbastanza vera, perché ce l'ha data la Direzione Generale dell'Archeologia a suoi tempi. Allora, si vedono le sovrintendenze, i musei e i siti archeologici, si possono vedere queste tre categorie di oggetti, si vedono le zone geografiche e si vedono la caratterizzazione culturale che hanno. Questa è la mappa dell'archeologia in Italia. Allora, una cosa che io trovo interessante è, a parte che un visitatore straniero potrebbe non capire questi termini, quindi dovrei spiegarglieli, però questa è la caratterizzazione della cultura in Italia. Se io invece scelgo solo i musei, già vedo che questo cambia leggermente, soprattutto se scelgo il sud, vedo per esempio che Italice in Magna Grecia è cresciuto molto, mentre quindi riesco ad avere una percezione di un fenomeno culturale a glance, senza dover, non analitica, e questo può servire molto a esplorare, questo potrebbe essere anche uno strumento di lavoro, quindi le mappe esplorative nel settore culturale, secondo noi, sono una delle cose da studiare, soprattutto se immaginiamo di avere centinaia di produzioni. Ecco, finito, quindi ho cercato di darvi un'idea che per noi, diciamo, abbiamo un'idea di multimedialità un po' riduttiva, un po' da bottega, da bottegaccio, cioè cerchiamo di fare la stessa cosa più volte e più volte, limando i costi, limando il processo produttivo e quindi cercando di estenderla. Io credo che il successo del multimedia sarà non quando facciamo, ci sta anche la magnifica installazione alla Paolo Ro, alla Studio Azzurro, ma io sarei contento di vedere centinaia di racconti multimediali su Venezia e anche un centinaio su Pordenone. Cioè io credo che lì avremo il multimedia. Quando qualcuno diceva in ogni momento voglio sapere, questa è la chiesa di San Barnaba, che è? E trovo un racconto multimediale di San Barnaba che magari da lì mi rimanda ad altre chiese, ad altre cose. Non solo le grandi manifestazioni, ma un multimedia diffuso, distribuito, e quindi a basso costo e alta fruibilità. Grazie, ho finito. Thank you.